Amici all'ascolto, buon pomeriggio e buona visione con la nostra programmazione. In sintonia con Santo Natale e con la fine dell'anno, Patti si presenta, o perlomeno Patti Futura, esplode il suo colpo d'artificio, si può dire così. Infatti, ha intenzione di presentare, giusto il termine, ha intenzione di presentare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Aquino. Da precisare subito dopo però la stabilizzazione dei precari. Prego a lei la parola al consigliere Filippo Tripoli. Tanto grazie direttore per darmi, come solito fare, la possibilità di poter comunicare alla città quelle che sono le vicende politiche che vuoi o non vuoi, come dire, condizionano, ecco, la vita amministrativa della nostra amata Patti. Cosa succede? Perché noi come Patti Futura intendiamo iniziare fin da subito, già da stasera, comunque nei prossimi giorni e prima del prossimo Consiglio Comunale, che a quanto pare sarà fissato per il 27 di dicembre, una seria interlocuzione con le forze di politiche di opposizione e anche con quelle forze di maggioranza che oggi a vario titolo si mostrano, come dire, scontente di quello che è l'operato dell'amministrazione Aquino. Cos'è che ci spinge, cos'è che ha spinto Patti Futura a farsi in un certo modo promotrice, ecco, di questa proposta? Lei sa bene, essendo un attento osservatore, che negli ultimi, soprattutto negli ultimi mesi, dopo la fuoriuscita dalla maggioranza di alcuni consiglieri comunali, primo tra tutti il consigliere e collega Luca Musmeci, si sta creando all'interno del Consiglio Comunale una situazione di stallo che sicuramente non giova alla città. Parliamoci chiaro, signor Ferro, l'amministrazione più volte ha fatto delle proposte, alcune di queste anche importanti, vedi non ultimo la proposta di accensione di mutuo per la realizzazione dell'acquedotto delle frazioni. Bene, l'amministrazione non avrebbe avuto i numeri se l'opposizione o parte dell'opposizione non avesse, ecco, cambiato il proprio voto a favore, mettendo per prima, come giusto che sia, ecco, quelle che sono le aspettative della città. Però è chiaro che rispetto ad altre tematiche, vedi il rendiconto e vedi la mancata presentazione di questo. E non solo, negli ultimi anni lei sa benissimo che l'amministrazione Aquino si è distinta negli ultimi 8 anni in maniera negativa anche agli occhi della Corte dei Conti, più volte siamo stati richiamati perché ha sempre presentato in ritardo il bilancio di previsione, il rendiconto. C'è una situazione anomala che andremo ad affrontare adesso a fine anno. Noi andremo ad approvare, ci viene chiesto di approvare il rendiconto 2018 dopo aver già approvato il previsionale 2019, quindi una situazione certamente anomala. Poi è di questi giorni un comunicato stampa di parte di alcuni dell'opposizione che chiedono, ecco, le dimissioni del sindaco Mauro Aquino. Il Come Consiglio Comunale assessore. lo hanno chiesto come assessore. Ieri e oggi è uscito un comunicato stampa a firma del collega Prinzi dove si chiedono semplicemente le dimissioni. Dunque, credo che si riferisca alle dimissioni come sindaco, e questa la si pone come condizione per, ecco, approvare il rendiconto 2018, che ricordiamo è un atto propedeutico ed importante prima per portare i nostri lavoratori Perfetto. alla firma del contratto. Ecco. Cosa rispondiamo noi di Patti Futura? Noi andiamo avanti, noi andiamo oltre, noi non possiamo limitarci a chiedere dimissioni, perché lei giustamente che vive le vicende politiche ma molti più anni di me, non si è mai sentito in nessuna parte del mondo che un sindaco si dimetta a richiesta. Noi abbiamo uno strumento, questo strumento si chiama Mozione. mozione di sfiducia. Riteniamo oggi che ci sono i numeri per poterla presentare, stante a quanto gli stessi consiglieri presenti in Consiglio Comunale a Patti, alcuni anche di maggioranza, dicono nei bar e nelle piazze. E allora noi oggi dobbiamo avere il coraggio Di presentarla. di dire alla città che dal nostro punto di vista l'amministrazione Aquino è stata fallimentare, il sindaco Aquino non ha messo in pratica
niente del programma elettorale presentato non tanto nel 2016, ma a partire dal 2011, perché Mauro Aquino è sindaco di questa città da ben 8 anni, e oggi non ci possiamo, non possiamo essere, ecco, messi di fronte ad una Perfetto. condizione legata alla stabilizzazione dei precari. E Andiamo ai dettagli, preannuncio, e concludo, preannuncio che noi come Patti Futura, a prescindere o meno, perché in questi giorni circola una voce che già domani sarà chiesto ai consiglieri comunali di rifiutare i 20 giorni che ognuno di noi ha disponibili per studiare il rendiconto, perché se noi ci dovessimo prendere questi 20 giorni salterebbe la stabilizzazione. Io preannuncio già a nome di Patti Futura che i 20 giorni non li ho mai presi. A me come consigliere comunale, ritengo anche a tutti gli altri, chi ci tutela è il Collegio dei Revisori dei Conti. Previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, noi già sin d'ora possiamo dire, e lo dico a lei in anteprima, voteremo favorevolmente il rendiconto 2018. Già da questa sera inizieremo le interlocuzioni con le forze di opposizione, predisporremo un documento di mozione di sfiducia e subito dopo la firma dei contratti ai nostri lavoratori sarà presentata in Consiglio Comunale, affinché con trasparenza si possa finalmente comunicare ai cittadini di Patti chi in questo paese è opposizione, chi è maggioranza, chi avalla le scelte di questa amministrazione, chi nei bar, pur avendo esponenti in giunta, si manifesta oppositore e poi invece vota la qualunque in aula. Perfetto, dopo questa ampia presentazione, adesso passiamo ai dettagli. Innanzitutto per presentare questa mozione, quante firme dovete raccogliere? Allora, Minimo. bastano Oh, 8 otto. firme per presentare la mozione di sfiducia, Presentare. mentre affinché la stessa passi Sono 12. ci vogliono 12 consiglieri comunali. Perfetto. Oggi noi, la situazione di stallo che si è venuta a verificare, mi fa avere la presunzione di poter dire che le difficoltà a reperire le 8 firme e anche forse 9 firme per la presentazione della mozione di sfiducia non ci sono. Cioè, noi come Patti Futura oggi, se intavoliamo una discussione con le forze d'opposizione, non potremmo, stante anche ai comunicati stampa, che trovare un portone aperto. Se questa porta aperta non ci sarà da parte di alcune forze d'opposizione, dobbiamo cominciare, ecco, questa cosa mi farebbe pensare male, ma io ritengo che questo non In accadrà. caso di mozione di sfiducia, che cosa si verifica? Che il sindaco si deve dimettere, chi verrà? Da chi sarà? Daremo nuovamente voce alla città, alle prossime. Si Vabbè, va, si prima. andrà? No, i tempi sono strettissimi. La prima tornata utile per le prossime elezioni potrebbe già essere, E ecco, nel già frattempo l'estate chi prossimo anno. guiderà la città? Però un Il commissario commissario. si indiranno quanto prima nuove elezioni. Cioè, è chiaro che non si può più andare avanti con questa situazione di stallo. Cioè, l'amministrazione ha operato male nella città. Il fatto che perde pezzi della maggioranza ci fa pensare che ha operato male anche in quella che è la giusta concertazione che ci deve essere nelle forze di maggioranza. Questo gli ha fatto perdere pezzi. Chi ne paga le conseguenze, signor Ferro, è la città. Perché se l'amministrazione, con tutte le buone volontà, io mi riferisco sempre agli ultimi adempimenti importanti, lei sa benissimo anche per quanto riguarda l'approvazione del regolamento per il regolamento fiscale per la riscossione delle tasse, l'amministrazione ha da questo punto di vista trovato, ecco, uno stratagemma dal mio modo di vedere per arenare quello che è il regolamento della fiscalità e non farlo più passare con Rimanendo su questa tematica della mozione di sfiducia, ecco, magari non vorremmo che al limite a dover pagare siano proprio i precari, la stabilizzazione dei precari. Può capitare ciò o no? Poi Assolutamente solamente no. no. Noi, Questo è importantissimo. assolutamente no, a parte che la mozione di sfiducia noi la presenteremo e chiederemo il voto subito dopo che i contratti verranno firmati. Perfetto. Oggi passa un treno veramente, questo treno già è da 2 anni che passa grazie ad una precisa volontà della regione siciliana e di un decreto nazionale. Passa un treno che permette a tutti i comuni a costo zero di stabilizzare i precari. Dunque, questo non è merito dell'amministrazione assolutamente, sarebbe, ecco, un demerito
non porre in essere con gli atti propedeutici alla stabilizzazione. Perfetto. Nuovamente dobbiamo dire che l'amministrazione si è ridotta per una superficialità nell'amministrare a fine anno a chiedere l'approvazione di un atto indispensabile propedeutico alla firma dei contratti, che è il rendiconto. Un'altra domanda che io devo fare: ma perché proprio a un anno e quattro mesi dalla scadenza del mandato elettorale non poteva lei si ricorderà bene che anche in passato addirittura le mozioni di sfiducia sono state proposte anche fino a 7-8 mesi prima. Io invece ritengo che un altro anno e mezzo prima delle prossime elezioni, continuare a stare per un altro anno e mezzo con questa situazione di stallo in consiglio comunale, dove con lei vede bene, dove abbiamo inoltrato un comunicato. Questo comunicato ci siamo permessi di intitolarlo pareggio in consiglio comunale, 8-8. Lei sa benissimo che con 8-8 non ci sono proposte dell'amministrazione che possono passare. E noi non possiamo restare in questa situazione di stallo, perché a pagarne le conseguenze è la città. Poi lei sa benissimo che ci sono i professionisti della strumentalizzazione. Io stesso sono stato oggetto di attacchi, ma me ne scuoto le spalle, quando ho deciso nell'ultimo consiglio comunale di approvare, assumendomi le responsabilità e dunque votare a favore di una proposta dell'amministrazione, circa la realizzazione dell'acquedotto e delle contrade. Forse ancora oggi nel 2020 ci sono persone che a patti pensano che l'opposizione debba necessariamente votare a priori contro gli atti dell'amministrazione. In quel caso era un atto importante, certo. E io ho deciso di votare in quel modo, ma continuare a stare in una situazione di 8-8, mi creda, è 15 anni che ormai sono in consiglio comunale, a pagarne le spese è la città di Patti. E quei consiglieri comunali che si possono ritenere per certi aspetti più furbi di altri potrebbero, ecco, giocare anche sulla parità di 8-8, e noi questo non lo possiamo in termini pratici. Pensi che effettivamente questa mozione di sfiducia possa essere positiva per voi che la presentate? Se la presentiamo, sì, ma non ritengo che poi approvata. Noi non guardiamo la positività di quello che potrebbe giovare al gruppo Patti Futura o al gruppo politico piuttosto che, ecco, che a Patti Futura o altri gruppi politici. Noi guardiamo a quello che può giovare alla città. Cioè, ripeto, forse non sono stato chiaro, in una situazione di stallo nella quale oggi, a causa della cattiva amministrazione Aquino, si è ridotto la città di Patti e si è ridotto anche il suo consiglio comunale, noi non siamo in grado di poter regolamentare, di poter legiferare, di poter programmare per la città. Le dico di più: questo rendiconto che verrà portato a breve, perché mi auguro che oggi stesso sia stato approvato e che nel giro di qualche giorno i revisori daranno il parere e possa andare in aula, e che veramente possa determinare la fine della precarietà dei nostri dipendenti. Ma questo noi come consiglio comunale potevamo anche emendare il rendiconto, e quindi potevamo anche programmare eventuali avanzi di amministrazione, se ove ve ne fossero, e programmare per la nostra città. Ecco, da 8 anni a questa parte, la gente è giusto che lo sappia, il consiglio comunale è stato spogliato da questo suo compito di programmazione, perché l'amministrazione ha ritenuto sempre di gestire in dodicesimi. E quando quest'anno noi abbiamo visto un bilancio di revisione in aula a maggio, a giugno, adesso non ricordo bene quando è stato portato, e quindi nei tempi previsti, perché collegato alla stabilizzazione, abbiamo avuto, con atto di responsabilità, parole anche positive nei confronti dell'operato dell'amministrazione, perché si guardava alla stabilizzazione, dichiarando già in anteprima che avremmo votato favorevolmente. Ecco. Certo, non ci saremmo aspettati che fosse portato, ecco, al 29 al 30 di dicembre il rendiconto. Di fronte a questo evento, se vogliamo, clamoroso,
c'è da dire è che noi abbiamo cercato, come nostro dovere, di sentire anche la controparte, chiamando il sindaco Mauro Quino, però purtroppo non è potuto intervenire per motivi presi prima, lo stesso dicasi per altri consiglieri, per cui d'altronde la novità c'era, è abbastanza clamorosa, quindi era nostro dovere fare l'informazione e quindi al momento siamo con il consigliere Tripoli, però nello stesso tempo se c'è qualcuno che vuole replicare, noi come al solito siamo a loro completa disposizione a beneficio della città, dei nostri rappresentatori, in modo che facendo le differenze tra l'uno e l'altro possa recepire la propria volontà. Cambiamo argomento un attimino, che poi siamo sempre là. Zona ASI, finalmente questa approvazione comincia a portare dei grossi frutti, intanto la novità, diciamo, anche se non c'entra niente con questa approvazione, che ci sono già pronte due ditte ad installarsi nell'ex fabbricato della ceramica galega, e sono la Lavalux e l'altra che è quella della Tilling, come si chiama, mi sembra? Killing, perfetto, è la Killing, e quindi già si va nuovamente verso un ripopolamento di quella zona. Prego. Ma vede, anche l'approvazione, la richiesta di approvazione all'unanimità, perché devo dire con non ho stupore da questo punto di vista, perché ecco, lo stupore sarebbe stato se viceversa una mozione di questo spessore che riguarda, ecco, la riqualificazione della ex zona ASI non fosse passata. Ecco, quello sarebbe stato ci avrebbe stupito quantomeno, e comunque sarebbe stato anomalo. Invece è strettamente collegato anche ad una proposta di mozione di sfiducia che noi vogliamo avanzare. Anche ecco, questa mancanza di adempimenti di programmazione in determinati settori, come ad esempio la riqualificazione della zona ASI, diciamo, dal mio punto di vista, delle colpe ricadono sull'amministrazione. In che misura? Noi sappiamo che la zona ASI è competente per la gestione di quell'area l'IRSAP. Certo. Prima erano le aree ASI, poi sono state poste in liquidazione, adesso oggi c'è l'IRSAP. È stato nominato un commissario nella persona dell'avvocato Achille Piritore. Noi abbiamo chiesto già questa settimana al presidente della prima commissione, Ciccio Arrigo, di convocare una commissione e di invitare il commissario liquidatore, perché da una precisa normativa, da un preciso decreto assessoriale è previsto il passaggio delle aree, diciamo, comuni, della viabilità interna all'ex ASI, diciamo, nella giurisdizione, mi passi il termine, del comune, e questa cosa stenta, questo passaggio stenta a concretizzarsi. Qual è stato il compito di Patti Futura e quale vuole continuare ad essere il compito di Patti Futura? Quello di accendere un faro, un riflettore su quell'area. Lei ha detto bene, malgrado le condizioni di precarietà in cui si versa quell'area e malgrado le risposte che l'amministrazione ha dato a diversi imprenditori di quell'area, limitandosi a dire non è competenza mia, purtroppo è l'IRSAP, non sappiamo cosa fare, noi riteniamo che quella non doveva essere la risposta, che la risposta doveva essere quella di un impegno concreto nei confronti dell'IRSAP per pretendere la manutenzione di quelle aree. Oggi quelle aree versano in uno stato di degrado incredibile, ci sono dei pali di illuminazione, che stanno cadendo. Nonostante questo, l'ha detto prima, due aziende vogliono insediarsi in quella, si insedieranno a breve, apriranno, quindi l'area è appetibile, è chiaro che non può presentarsi in quel modo. Quindi la nostra nostro obiettivo è quello di fare in modo che l'amministrazione si impegni affinché si migliorino, ecco, le performance di quell'area a beneficio di quanti investono. Consigliere, concludiamo con il centro storico. Dopo le discussioni che ci sono state in questi giorni, anche qui c'è stato un botta e risposta, e grazie anche che c'è stata un'apertura di una persona che ha voluto così aprire il bar in piazza Santa Nicola, Elvira, e quindi effettivamente la sera tutta l'area ha cambiato completamente visione. È una buona e giusta iniziativa, e sotto questa luce effettivamente si farà, c'è da fare, e si farà qualche cosa. Ma io per il lancio, io ritengo di sì, io vivo in quell'area, quindi sono residente via Roma, pertanto la vivo giornalmente, ci esco la mattina presto per andare a lavorare, torno la sera,
ritengo di essere un cliente ormai abituale anche di questa nuova attività, che devo dire è bellissima. Comunque, complimenti, dobbiamo fare la birra. Molti giornalmente si recano per gustare con buon caffè. Io devo dire che la scelta di Elvira nell'aprire in quell'area questa attività sta smuovendo, ecco, le coscienze di tante persone a patti e anche di molti giovani che anche personalmente, sapendo che risiede in quell'area, mi hanno contattato per capire se c'è la possibilità di poter avere disponibilità di alcuni stabili per adibire attività commerciali. E a breve so che sarà aperta un'attività nell'ex mercato ortofrutticolo, un'attività che è stata un locale che è stato dato con un bando, come è stato fatto, ecco, per la vecchia pescheria. In quest'ultimo mese a dei ragazzi di Patti, e a breve si aprirà. Ci sono anche altre attività che dovrebbe, ecco, l'area si presta. Io penso che il centro storico da questo punto di vista è molto appetibile. C'è un'area, soprattutto l'area più urbanizzata, che è quella legata alla via Roma, alla piazza Niosi, la via Verdi, è alquanto appetibile e bella. Ci sono stati fatti dei lavori di riqualificazione, ecco, sulla gestione di quei lavori mi preme sempre sottolineare che bisogna stendere un velo pietoso, perché sono stati gestiti malissimo, e non è, mi creda, una frase fatta. Non vuole essere né demagogia né populismo. Noi ad oggi, ancora nel 2020, dopo 4 anni di gestione fallimentare di quei lavori, dobbiamo dire grazie a quanti sono rimasti in quell'area, quei pochi negozietti che ci sono in via Verdi e in piazza Niosi. Nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata all'unanimità anche la proposta per la realizzazione della zona franca urbana, che in passato era stata presentata anche dall'allora consigliere Papa, Alessio Papa, che noi di Patti Futura abbiamo voluto riprendere, perché riteniamo che se l'amministrazione da questo punto di vista fa partire l'iter per la sua realizzazione, il centro storico di Patti ha i requisiti per poter rientrare in quelle aree, ecco, soggette ai benefici di una zona franca, perché sappiamo bene che ci sono delle aree ancora degradate, addirittura a seguito del terremoto del 78, ma ancora addirittura delle aree degradate a seguito del bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. Quindi vogliamo creare questa zona. Mi sembra, caro telespettatore, che abbiamo presentato, ed era giusto e doveroso dare questa notizia, e anche in mancanza di una valida opposizione, qualche studio chiaramente, però la notizia c'era. Nello stesso tempo ritorno ad invitare chi non è d'accordo di venire qui e di spiegare le loro ragioni. Nello stesso tempo ringraziamo il consigliere Filippo Tripoli, e quindi grazie a voi anche, cari telespettatori, e buon proseguimento con i nostri programmi.